Allora, nella lezione di oggi termineremo la trattazione dei criteri per valutare l'investimento che è preferito dal punto di vista economico-finanziario tra una serie di investimenti alternativi. La volta scorsa abbiamo introdotto le basi del confronto per le alternative, segnatamente il valore presente, valore futuro, equivalente annuo. Abbiamo detto che fanno parte di fatto della stessa famiglia, di base per il confronto, il TIR e il periodo di payback. Oggi ripartiremo da questo punto e illustreremo i criteri che sono costruiti su queste basi per il confronto. Ho una piccola parentesi, mi sono accorto quando vi ho illustrato il valore presente che tra i diversi acronimi utilizzati per indicare il valore presente non vi ho illustrato, perché mi era passato di mente forse l'acronimo più utilizzato di tutti, che è il VAN, valore attuale netto, in inglese net present value. Questo lo trovate anche negli esercizi spesso, per la verità. Quindi il valore attuale netto, poi in inglese net present value, è sempre il valore presente. Adesso andate a rivedere gli appunti della lezione precedente, e tra i diversi acronimi proprio il più usato mi è sfuggito, d'accordo? Benissimo, ciò premesso, in realtà prima di iniziare a illustrare i criteri costruiti su queste basi per il confronto, velocemente illustriamo un'altra base per il confronto che però noi non utilizzeremo negli esercizi, quindi non illustreremo il criterio montato su questa base per il confronto, ma che ritengo però utile mostrarvi per i motivi che capiremo tra breve. Il profilo di cassa. Da non confondere, così come ho detto nella prima lezione, col diagramma dei flussi di cassa. Vi ricordate, ve lo dissi proprio inizialmente. Il profilo di cassa è un'altra cosa. E infatti il profilo di cassa di un progetto all'istante di tempo T dipende dal tasso di interesse e si definisce come l'equivalente calcolato in T della parte di flusso di cassa compreso tra 0 e T. Quindi il profilo di cassa di un progetto in un istante di tempo T si definisce come l'equivalente calcolato in T della parte di flusso di cassa compreso tra 0 e T. Questo che cosa significa? Se abbiamo un flusso di cassa caratterizzato dagli importi F0, F1, F2, Fn e mezzo in generico importo T, il profilo di cassa PC all'istante di tempo 0 sarà l'equivalente della parte di flusso di cassa calcolata in 0 compresa tra 0 e 0, cioè semplicemente uguale a F0. Il profilo di cassa all'istante di tempo 1, dipende sempre dal tasso di interesse, non c'è dubbio, sarà l'equivalente calcolato in 1 della parte di flusso di cassa compreso tra 0 e 1, cioè sarà uguale a F0 1 più I più F1, o il che è lo stesso, sarà uguale a PC di 0 per 1 più I più F1. Così il profilo di cassa all'istante di tempo 2 sarà l'equivalente della parte di flusso di cassa compreso tra 0 e 2, ove l'equivalente si calcola in 2, e quindi sarà uguale a F0 1 più I al quadrato più F1 1 più I più F2. E avendo questa formulazione per PC di 1,
è facile convincersi che questa formula possiamo scrivere come pc di 1 per 1 più i più f2. E quindi è facile ricavarsi la formula del profilo di cassa di istante t, che non è altro che il profilo di cassa a t-1 moltiplicato 1 più i più f. Bene, questo è il profilo di cassa di un progetto. Lo sappiamo calcolare, non c'è nessun tipo di difficoltà. Che ci facciamo con questo profilo di cassa di un progetto? Perché introduciamo l'ennesimo equivalente in un certo istante di tempo? Lo utilizziamo in questo modo: costruiamo un diagramma in cui sull'asse delle ascisse mettiamo il tempo t e sull'asse delle ordinate mettiamo pc all'istante di tempo t. Quindi ad esempio facciamo anche un esempio numerico, va, prendiamo qualche minuto, perché appunto, come ho detto, tipicamente agli orari, non so perché, c'è molta confusione sul profilo di cassa di un progetto. Supponiamo di avere ad esempio questo profilo di cassa, questo diagramma di flussi di cassa, questi flussi di cassa, T, F di T, 0, 1, 2, 3, mettiamoci anche 4, meno 1000, 500, 500, 500, 500. D'accordo? Bene. Per t uguale a 0, quella è la formula, il profilo di cassa a 0 uguale a meno 1000. Allora, disegniamo meno 1000, cioè pc di 0. Poi, profilo di cassa all'istante di tempo 1 è uguale a meno 1000 per 1 più i, dobbiamo assegnare il tasso di interesse, ad esempio sia i uguale 10%. Quindi meno 1000 per 1,1 fa meno 1100, meno 1100 più 500 fa meno 600. Quindi disegniamo qui meno 600, che è pc all'istante di tempo 1. Costruiamo un diagramma a scalini. Qui prendiamo l'istante di tempo 1, scendiamo sulla verticale, d'accordo? E disegniamo un diagramma fatto in questo modo. Ecco. Poi, istante di tempo 2, meno 600 per 1 più i, quindi meno 600 per 1 e 1 fa meno 660, più 500 fa meno 160. Quindi qua prendiamo meno 160, pc 2, qua ci mettiamo 2, scendiamo sulla verticale e continuiamo a disegnare il nostro diagramma a scalini. Poi pc 3, meno 160 per 1 più i fa meno 160, fa meno 176, meno 176 più 500 fa 324. Quindi 324, questo è pc 3. Quindi andiamo qui istante di tempo 3, questa volta saliamo e disegniamo il nostro diagramma a scalini. D'accordo? E infine 324 per 1 e 2, quindi fa 356, 356 più 500 fa 856. Quindi andiamo qui, prendiamo 4, saliamo fin qui e disegniamo il diagramma. Questo è il diagramma del profilo di cassa.
una volta per non confondere col diagramma dei flussi di cassa. Bene, questo diagramma del profilo di cassa si connota per quattro elementi. Uno, l'intersezione del diagramma con l'asse delle ascisse. Questo punto qua, l'istante di tempo 3. Che cosa rappresenta l'istante di tempo 3? Rappresenta il primo istante di tempo in cui il valore attualizzato del flusso di cassa passa da negativo a positivo. Come abbiamo chiamato questo indicatore? Istante di tempo più breve che permette di recuperare il capitale, no? Si recupera l'investimento e si passa a un valore attualizzato positivo. Abbiamo chiamato periodo di payback. Quindi questo punto rappresenta il periodo di payback. Il punto 3 rappresenta il periodo di payback. Quindi il periodo di payback, ovviamente scontato, perché il calcolo l'abbiamo fatto col tasso di interesse, il periodo di payback di questo investimento è 3. Secondo valore significativo di questo diagramma, l'ordinata dell'ultimo punto, questo, in questo caso 856. Cosa rappresenta 856? Rappresenta l'equivalente del flusso di cassa all'istante di tempo finale, all'istante di tempo 4, ma di che parte di flusso di cassa? Della parte di flusso di cassa compreso tra 0 e 4, e quindi dell'intero flusso di cassa. Cioè questo punto non è altro che l'equivalente dell'intero flusso di cassa calcolato all'istante di tempo finale. Questo indicatore lo conosciamo bene, non è altro che il valore futuro. L'equivalente dell'intero flusso di cassa all'istante di tempo finale. Il valore futuro. Fin qui, tutto sommato, due indicatori che già conosciamo. Dov'è la novità rispetto a quello che abbiamo visto? Il terzo e quarto elemento che caratterizzano questo grafico. Le aree negative e le aree positive. Che cosa rappresenta l'area negativa? Rappresenta una stima delle potenziali perdite moltiplicate per il tempo nel quale queste potenziali perdite si possono verificare, no? Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo una potenziale perdita di 1000 per un anno, quindi 1000 per uno, più una potenziale perdita di 600 per un altro anno, più una potenziale perdita di 160 per un altro anno. Quindi quest'area rappresenta una stima delle potenziali perdite commisurate al tempo in cui queste perdite si possono verificare a cui il progetto è il soggetto. Più grande è quest'area, più elevato il grado di potenziali perdite rispetto al tempo del progetto considerato. Quest'area, per la stessa ragione, invece rappresenta una stima dei potenziali guadagni commisurati al tempo a cui il progetto è soggetto, no? Guadagni per tempo. Abbiamo un potenziale guadagno di 324 per un periodo di un anno. Che significa per un periodo di un anno? Se il progetto si interrompe nel corso del terzo anno, abbiamo comunque guadagnato 324 e così via dicendo. Bene. La novità, il motivo per cui abbiamo introdotto questo profilo di cassa, che ci permette di ottenere una stima molto grossolana del grado di rischio del progetto. Noi non trattiamo le stime del grado di rischio delle valutazioni che facciamo, non ne abbiamo il tempo, ovviamente, dobbiamo fare delle scelte, però rendiamoci conto che una parte importante dell'analisi degli investimenti è proprio la valutazione del grado di rischio connesso alle previsioni che facciamo. Vi spiego meglio. Nei nostri esercizi avremo un diagramma di flussi di cassa, un tasso di interesse, fate la valutazione. Nel mondo reale i diagrammi di flussi di cassa non vi vengono dati,
ovviamente sono delle stime su perdite o guadagni futuri nel corso dei prossimi n periodi di tempo. Il progetto può essere di 20 anni, stiamo stimando i potenziali guadagni e o perdite nel corso dei prossimi 20 anni. Queste sono stime, quindi sono stime che sono ovviamente hanno intrinsecamente un grado di rischio che la stima sia più o meno corretta. Quindi nel mondo reale che cosa avete? Dovete fare queste stime, ma dovete anche valutare qual è il grado di certezza dal punto di vista statistico connesso alle stime che avete fatto. D'accordo? Esistono tutta una serie di metodi che permettono in maniera formalizzata di tener conto di questo fatto. Ovviamente come funzionano questi metodi? Invece di avere dei numeri precisi, questi flussi di cassa saranno delle funzioni di probabilità, no? Non avrete un valore di 500 all'istante di tempo 3, ma magari avrete un qualcosa del genere all'istante di tempo 3, no? Questo è 500, la media, e poi questa stima sarà caratterizzata da una certa varianza. Di questo ne dovete tenere conto e alla fine voi valuterete il valore presente del vostro flusso di cassa, che non sarà un numero deterministico, ma sarà una funzione di probabilità. D'accordo? Questo è molto importante, perché una cosa è dire che il valore presente di un progetto A è 500 e il valore presente di un progetto B è 550 e con questi numeri intendere che sono valori certi, allora scegliamo il progetto che ha un valore presente di 550, che vedremo tra breve. Una cosa invece è dire che questo 500 ha una certa funzione di probabilità con una certa varianza e il 550 ha una sua funzione di probabilità. Cambia completamente il ragionamento che andremo a fare, no? Potremmo essere portati a scegliere il progetto che ha il minor valore presente, ma magari con una varianza minore, più stretta, a discapito del progetto che invece ha un maggiore valore presente, inteso come media della funzione di probabilità della stima, ma con una varianza più ampia, no? Noi di questo naturalmente non ne parliamo. Stessa cosa per il tasso di interesse, attenzione, anche il tasso di interesse, ne parleremo tra breve, degli esercizi che viene dato, ma nella realtà, ed è una delle cose più delicate, sarete voi a stimare qual è il tasso di interesse. Questa stima potrà essere più o meno certa dal punto di vista statistico. Avete capito da tutti gli esercizi che abbiamo fatto che questo parametro è ancora più sensibile. I risultati, chiedo scusa, delle analisi che andiamo a fare nell'intera analisi degli investimenti sono assolutamente sensibili al parametro tasso di interesse. Quindi una cosa è dire il tasso di interesse è il 5% nei prossimi 20 anni, una cosa è dire il tasso di interesse è il 5% con una varianza di più o meno 2%. D'accordo? Bene, abbiamo però voluto mostrare il profilo di cassa solo per far capire, per dare un'idea di che cosa significa stimare il grado di rischio. Come si stima il grado di rischio a partire dal profilo di cassa? Rapporto tra area negativa e area positiva. Quindi il rischio è uguale all'area negativa diviso l'area positiva. La logica è: più elevata l'area negativa rispetto all'area positiva, più il progetto è un progetto rischioso, perché siamo esposti al rischio di perdere del denaro in maniera maggiore rispetto alla possibilità di guadagnare del denaro. È naturalmente una stima assolutamente molto grossolana, ma è comunque una prima stima che facciamo. Mi spiego meglio. Supponiamo di avere due progetti, entrambi caratterizzati dallo stesso investimento, 1000. Entrambi caratterizzati dallo stesso periodo di payback, 3. Entrambi caratterizzati dallo stesso guadagno potenziale, 856 come valore futuro, e aventi entrambi la stessa durata.
4 anni, no? E supponiamo di, quindi se usiamo i normali indicatori non abbiamo nessun discrimine per scegliere un progetto o l'altro. Stesso valore futuro, stesso periodo di payback, stessa durata, tutto uguale. Supponiamo però di avere un progetto che ha questo diagramma di profilo di cassa e un secondo progetto che ad esempio a parità di durata, qua valore iniziale meno 1000, periodo di payback 3, quindi 1, 2, 3, 4. Periodo di payback 3, valore futuro 856. Ma che ad esempio ha un diagramma del profilo di cassa fatto in questo modo. Sono due progetti che hanno lo stesso periodo di payback 3, lo stesso valore futuro 856, lo stesso investimento iniziale 1000 euro, la stessa durata 4 anni, no? Beh, è evidente che se io mi devo trovare a scegliere tra questi due progetti, quale progetto sceglierò? Questo o questo? Progetto A o il progetto B? Quale sceglierò? Dovrebbe essere evidente per il discorso che abbiamo fatto, sceglierò il progetto A. Il progetto A è molto meno rischioso. Cosa significa è molto meno rischioso? Che è molto più consistente rispetto alle stime che sto facendo, no? Rendiamoci conto di una cosa. Cosa mi aspetto? Che queste stime siano molto più incerte quanto più mi allontano dall'istante di tempo iniziale. Io mi trovo in questo istante di tempo, quindi l'investimento iniziale 1000 lo riesco a stimare più o meno bene, anche su questo ci sarebbe da discutere, no? Io costruisco un nuovo impianto, mi faccio fare i preventivi e stimo che l'investimento è di 1000 euro. Poi viene la ditta che mi installa l'impianto, ci sono degli imprevisti e alla fine invece di costarmi 1000 mi costa 1200, quindi anche sulla stima che faccio in merito all'investimento iniziale dobbiamo renderci conto che trattasi di stima, d'accordo? Quindi dipende dal caso, dipende da qual è il caso reale di cui stiamo discutendo, però più andiamo avanti più queste stime diventano incerte, potrebbe cambiare il tasso di interesse, potrebbero cambiare le entrate, potrebbero cambiare le uscite. È evidente che in questo caso, fino a quando non arrivo all'istante di tempo 3, io sono fortemente esposto a delle perdite. Qui può succedere una cosa qualsiasi, no? Ci può essere l'investimento è un nuovo impianto, cambia la funzione di domanda per il mio prodotto, avevo stimato di vendere certe quantità di prodotto in maniera da recuperare l'investimento a partire dal quarto anno, io inizio a venderle, quindi inizio a recuperare l'investimento, però quando arrivo al terzo anno e quindi durante il quarto anno nessuno compra più il mio prodotto perché è uscito un prodotto sostitutivo, quindi questa parte non la vedo più o comunque la vedo in misura molto minore, il che significa che avrò avuto delle perdite, d'accordo? E delle perdite significative. Qua il rischio è molto minore, perché se già io arrivo alla fine del primo anno e mi succede qualcosa durante il secondo anno, beh, io ho quasi recuperato completamente l'investimento, no? E quindi sono in presenza di un grado di rischiosità molto minore. Stessa cosa per i guadagni.
qui io ho un guadagno di 324, valore attualizzato, alla fine del terzo anno, un guadagno di 856 alla fine del quarto anno. Quindi se vogliamo, il grosso del guadagno lo ottengo alla fine del progetto di investimento. Qui invece io ottengo il grosso del guadagno già alla fine del terzo anno, non c'è il valore, supponiamo che sia 850. D'accordo? Se andiamo a fare il rapporto tra aree negative e aree positive, è evidente che questo rapporto viene molto più elevato in questo caso piuttosto che in questo caso. D'accordo? Quindi questo progetto è più rischioso di questo progetto. Lo ripeto, è sicuramente una stima grossolana, ci sono tanti metodi molto più precisi per tenere conto di queste cose. Chi di voi si occuperà professionalmente di queste materie si troverà a studiare, ad affrontare questi metodi. Naturalmente nell'ambito di questo corso abbiamo semplicemente introdotto una problematica che è quella del rischio da tenere conto. Domande? Ciò premesso, veniamo ai criteri, ritorniamo ai criteri. Allora, supponiamo di avere dei progetti di investimento P1, P2, P3, P4. Devo risolvere il problema di scegliere qual è il progetto di investimento. Il generico progetto di investimento non è altro che un flusso di cassa, no? Quindi un insieme di entrate e uscite. Dobbiamo risolvere il problema di scegliere qual è il progetto di investimento preferito dal punto di vista economico-finanziario. Prima di illustrarvi i criteri sulla base dei quali costruirò la mia scelta, dobbiamo fare una piccola parentesi. Non è detto che le alternative tra le quali andrò a valutare la preferita coincidono con i progetti di investimento. Nel senso, potete avere le alternative che coincidono con i progetti di investimento, cioè scegli il progetto 1, oppure il progetto 2, oppure il progetto 3, oppure il progetto 4. Ma questo è un caso molto particolare ed è il caso nel quale i progetti di investimento si escludono a vicenda. Progetti di investimento che si escludono a vicenda. Quindi o ne faccio uno, o ne faccio due, o faccio uno o ne faccio l'altro. Però potrebbero anche esserci altri casi. Questi progetti di investimento potrebbero non escludersi a vicenda. Ad esempio, potrei fare tutti e quattro i progetti, no? Dipende dal caso reale che ho a disposizione. Oppure posso avere dei casi intermedi. Alcuni dei progetti di investimento si escludono a vicenda, altri no. Oppure alcuni di questi progetti sono mutuamente dipendenti, cioè magari posso fare il progetto 2 solo se faccio anche il progetto 1, no? Che so, progetto 2, installazione di un certo impianto, per installare questo impianto devo allargare la fabbrica, ho bisogno di una fabbrica più grande, e quindi devo anche fare il progetto 1 che magari sarà costruzione di una nuova fabbrica. Quindi la prima fase che devo fare è costruire le alternative di investimento a partire dai progetti. Come si fa questa operazione? Beh, si disegna una semplice tabella binaria di questo tipo.
si costruisce una semplice tabella binaria di questo tipo. Evidentemente se ho 4 progetti ho 2 alla quarta 16 possibili combinazioni di questi progetti. Il numero teorico di alternative è 2 alla n, dove n è il numero di progetti che ho a disposizione. Come si legge questa tabella? La generica alternativa, che corrisponde a una riga generica, per esempio questa, non sarà altro che l'alternativa costituita dall'insieme dei progetti per i quali sulla riga in esame abbiamo un 1. Per esempio, questa alternativa è l'alternativa fra il progetto 2 e anche il progetto 3. Che so, questa alternativa è fra il progetto 1 e anche il progetto 2 e anche il progetto 4. Qui abbiamo tutte le 16 possibili alternative. Poi devo andare a vedere quali di queste alternative sono realmente possibili tenendo conto dei vincoli del mio problema reale. Alcuni commenti. La prima alternativa: non fare nulla, non fare nessuno dei progetti 1, 2, 3, 4. Questa alternativa si chiama alternativa non investire. Alternativa non investire, non fare nulla. Attenzione, l'alternativa non investire anche negli esercizi che faremo a partire da oggi o dalla prossima volta è un'alternativa che dobbiamo sempre tenere in considerazione a meno che non sia esplicitamente esclusa. Cioè, se il caso reale ci permette di escludere in maniera proprio evidente, esplicita, l'alternativa non investire, allora io la escludo. In tutti gli altri casi, anche se apparentemente questa alternativa non è esclusa, stessa cosa per gli esercizi, quindi anche se negli esercizi non viene nominata l'alternativa non investire, a meno che non sia esplicitamente esclusa, dobbiamo tenerne conto. Cerchiamo di capire perché, no? Io ho 4 progetti che si escludono a vicenda. È il caso più semplice, vedremo da poco. Cioè, o faccio il progetto 1, o faccio il progetto 2, o il 3 o il 4. Che significa su questa matrice prendere solo le righe che hanno un solo 1. Queste sono le alternative che si escludono a vicenda, no? Allora, se non ho elementi per dire che devo obbligatoriamente fare almeno uno di questi progetti, io devo considerare anche l'alternativa non investire. Questo che cosa significa? Criterio del valore presente, che illustreremo tra breve, no? Prenderò il progetto che ha il maggiore valore presente, quello che mi fa guadagnare di più. Ma cosa significa considerare anche l'alternativa non investire? Sempre che ci sia almeno un progetto che mi fa guadagnare. Se tutti i progetti mi fanno perdere, devo capire se devo comunque prendere il progetto che mi fa perdere di meno, non considerare l'alternativa non investire, oppure se devo anche considerare l'alternativa non investire e quindi scegliere di non fare nessuno dei progetti. Quale sarà il discrimine? Il caso reale. No. Che ne so, supponiamo che ci sono 4 progetti di alternativi rifacimento di un nuovo impianto. Supponiamo che io devo rifare un nuovo impianto perché è cambiata una disposizione, c'è una nuova legge contro l'inquinamento e quindi io mi devo adeguare obbligatoriamente. D'accordo? Non ho scelta, o rifaccio l'impianto oppure smetto di produrre. Bene, in questo caso io non devo considerare l'alternativa non investire. Sono obbligato a scegliere uno dei 4 progetti di investimento alternativi che mi permetteranno di costruire il nuovo impianto. Anche se tutti e 4 questi progetti mi fanno perdere del denaro, quindi sono progetti di investimento, come dire, un po' strani, no? Per modo di dire. Tutti e 4 i progetti mi fanno perdere del denaro e io sceglierò quello che mi fa perdere meno denaro. Viceversa, io voglio, è uscita una nuova tecnologia, voglio valutare se introdurre questa nuova tecnologia all'interno dell'azienda oppure no. Mi faccio fare 4 progetti alternativi di adeguamento degli impianti, ma in questo caso io non sono obbligato a scegliere la nuova tecnologia, posso continuare a utilizzare la vecchia tecnologia. Ora cosa valuterò?
valuterò le quarte alternative, ma devo porre a valutazione anche l'alternativa non investire, quindi fare una valutazione tra 5 alternative e sceglierò quella che mi fa guadagnare di più. Il che significa che se una dei 4 progetti di investimento del nuovo impianto, almeno uno, mi fa guadagnare, io lo prendo. Se mi fanno guadagnare più di un progetto, prendo quello che mi fa guadagnare di più. Ma se tutti e 4 i progetti mi fanno perdere del denaro, io non ne prendo nessuno. Preferisco prendere l'alternativa non investire. Chiaro il concetto? Quindi prima considerazione, l'alternativa non investire va sempre considerata anche negli esercizi, questo come parentesi, a meno che non sia possibile escluderla in maniera evidente, chiara. D'accordo? Dopodiché dicevo, dobbiamo appunto scegliere tra queste righe quale prendere in considerazione. Bene, ad esempio, se il nostro problema è tale per cui abbiamo dei progetti di investimento che si escludono a vicenda, questo come si traduce nella nostra tabella? Prendi tutte le righe che hanno un unico 1 e quindi prenderò questa riga poi prenderò questa riga e poi prenderò questa riga e infine andrò a prendere questa riga qui. Dopodiché valuterò se l'alternativa a non investire è possibile escluderla o meno e sceglierò se aggiungere o meno la prima riga. D'accordo? Quindi la prima riga è, come dire, una riga che lasciamo sempre in bianco perché volta per volta dobbiamo sempre valutare se è un'alternativa da includere oppure no. D'accordo? Questo è il caso di progetti che si escludono a vicenda. In quasi tutti gli esercizi avrete dei progetti che si escludono a vicenda, ma non è detto, anche negli esercizi potete trovare anche altri casi, questo è il caso più semplice. Oppure ci possono essere alcuni progetti che si escludono a vicenda e altri che non si escludono a vicenda. Ad esempio, giusto per fare un esempio, può capitare che il progetto 1 e 2 si escludono a vicenda, anzi, semplifichiamo, può capitare che il progetto 1, 2, 3 si escludono a vicenda, ma non il progetto 4. Il progetto 4 è un progetto non necessariamente alternativo ai progetti 1, 2 e 3. D'accordo? Quali sono queste righe? Le righe segnate in rosso più dobbiamo aggiungere altre righe. Le righe che hanno il progetto 4 e quindi un 1 sul progetto 4 e che mantengono un unico 1 sugli altri progetti. Per esempio questa riga, dobbiamo aggiungerla. Oltre alle righe rosse, per esempio questa riga, dobbiamo aggiungerla, così come questa riga non va aggiunta perché ha due progetti che si escludono a vicenda, dobbiamo aggiungere questa riga e basta, d'accordo? Quindi in questo caso le nostre alternative saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più eventualmente l'alternativa non investire. Queste sono le alternative nel caso in cui abbiamo 3 progetti che si escludono a vicenda, 1, 2, 3, e un 4° progetto che non è mutuamente escludente con gli altri 3 progetti. D'accordo? Poi di caso ce ne possono essere altri, poi ce ne possono essere tanti. Può capitare viceversa che i progetti 3 e 4 devono necessariamente essere fatti insieme. D'accordo? Il che significa che dobbiamo prendere come righe solo quelle. Progetti 3 e 4 possono essere fatti, devono essere fatti insieme e il progetto 1, 2 e 3 e 4 si escludono a vicenda. 3 e 4 inteso come complesso. Il che significa che dobbiamo prendere tutte le righe che hanno un 1 unico del progetto 1, tutte le righe che hanno un 2 unico, un 1 unico nella seconda colonna e le righe che hanno una coppia di 1 nella terza e quarta colonna. Quindi in buona sostanza, se vogliamo, in questo caso, questa riga, questa qui, 0001, non va presa,
e andrebbe sostituita dalla riga 0011, questa qui, no? Non prenderemo questa, ma prenderemo questa. Quindi le alternative sarebbero U, 2, questa no ovviamente, U, 2, 3, metto qui, questa alternativa, più questa alternativa, più eventualmente l'alternativa non investire. E così via dicendo. Ci possono essere dei vincoli di spesa, no? Noi non abbiamo ancora parlato di investimento iniziale. Il vincolo, magari, è sull'investimento iniziale. Supponiamo di avere un vincolo di spesa di 3.000 euro. Questa è la spesa a nostra disposizione. E supponiamo che il progetto 1 abbia un investimento iniziale di 1.000 euro. Il progetto 2 abbia un investimento iniziale di 2.000 euro. Il progetto 3 abbia un investimento iniziale di 2.500 euro. Il progetto 4 abbia un investimento iniziale di 500 euro. Supponiamo di avere a disposizione solo 3.000 euro. Dobbiamo fare tutte le combinazioni. Quali progetti possiamo prendere? Possiamo prendere il progetto 1, il progetto 2, il progetto 3, il progetto 4. Inoltre possiamo prendere il progetto 1 insieme al progetto 2. Inoltre possiamo prendere il progetto 1 insieme al progetto 4. Lo scrivo in questo modo, d'accordo? Non possiamo prendere il progetto 1 insieme al progetto 3. Ovviamente siamo nel caso di progetti che non si escludono a vicenda. Il progetto 2 lo possiamo però prendere anche col progetto 4. Abbiamo già incluso il caso di 1 e 2. Il progetto 3 lo possiamo prendere col progetto 4. Queste sono le possibili combinazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, più l'alternativa non investire. D'accordo? In nessun caso possiamo prendere tre progetti, no, ho messo dei numeri tali per cui in nessun caso possiamo prendere tre progetti. Andiamo nella tabella e ci scegliamo le medie opportunità. Chiaro il concetto? Mi sembra abbastanza semplice ed è quello che farete anche negli esercizi, in quei rari casi in cui non avremo a che fare con progetti che si escludono a vicenda. Ciò premesso, fatta tutta questa operazione, ci costruiamo il diagramma dei flussi di cassa delle alternative. Quando le alternative coincidono con un progetto, evidentemente il diagramma di flusso di cassa dell'alternativa 1 coincide con il diagramma di flusso di cassa del progetto 1. Se stiamo in questo caso, banalmente, il diagramma di flusso di cassa di questa alternativa, che è la 14, 13, la 12, A12, il diagramma di flusso di cassa dell'alternativa A12 coinciderà istante per istante con la somma dei diagrammi di flussi di cassa dell'alternativa 3 e dell'alternativa 4. Quindi istante per istante sommeremo i flussi di cassa dell'alternativa 3 e 4 e otterremo il diagramma, sommeremo i diagrammi di flussi di cassa dei progetti 3 e 4 e otterremo il diagramma di flusso di cassa dell'alternativa da porre in valutazione. D'accordo? Chiaro per tutti, domande? Quindi alla fine di questa operazione noi avremo un certo numero di alternative che non sono altro che diagrammi di flussi di cassa da porre in valutazione per scegliere l'alternativa preferita con uno dei criteri che adesso andremo ad illustrare. Ancora una volta però tocca fare una altra ulteriore parentesi. Il tasso di interesse. Qual è? Tutti questi criteri, l'abbiamo capito, dipenderanno dal tasso di interesse. No, parliamo di tempo, ci vuole un tasso di interesse. Negli esercizi, in questo caso, là è veramente semplice, negli esercizi non dovete preoccuparvi di nulla, vi darò sempre io il tasso di interesse, quindi questo problema non esiste. Nella realtà è uno dei problemi più delicati, la scelta del tasso di interesse. Dovete scegliere il tasso di interesse da utilizzare per la valutazione. Questo tasso di interesse si chiama MAR, lo trovate anche così negli esercizi. Minimum Alternative Rate of Return, MAR.
minimum alternative rate of return, quindi il tasso di interesse minimo da utilizzare per la valutazione tra le alternative, VAR, minimum alternative rate of return. È molto delicata la scelta del VAR. Qual è il tasso di interesse da utilizzare nella valutazione? Beh, qui ci vuole molta esperienza, bisogna, come dire, avere molta pratica nel fare un lavoro di questo tipo, e naturalmente poi bisogna scegliere basandosi sul caso reale. Facciamo solo alcuni esempi, anche su questo noi non ci soffermiamo, non abbiamo proprio tempo di discutere su questo parametro, no? Questo MAR deve rappresentare in qualche modo, se parliamo di investimenti, il costo opportunità del capitale, cioè qual è il costo connesso all'utilizzo del capitale, del denaro che mi serve per fare un progetto di investimento. E dopodiché dobbiamo capire, caso per caso, qual è questo costo opportunità del capitale. Ci sono parecchi metodi per valutarlo, e semplifichiamo. Supponiamo di essere un'impresa, no? Io devo fare una scelta tra investimenti alternativi. Posso scegliere in due modi. Uno, voglio scegliere l'investimento che mi farà migliorare le mie performance rispetto a tutti gli altri progetti di investimento che ho già attuato in azienda. Bene, in questo caso posso scegliere come MAR un parametro molto noto, voi non lo conoscete perché non avete fatto nessuna analisi di bilancio aziendale, che si chiama ROI, Return on Investment. Che cosa rappresenta il ROI di un'azienda? Rappresenta il tasso di redditività media su tutto il capitale investito nell'azienda, sia prestato dalle banche, dai terzi, sia prestato dai soci, i proprietari dell'azienda. ROI è un parametro essenziale, importantissimo, per valutare il ritorno sugli investimenti del capitale investito in un'azienda. Return on Investment, ROI. Qual è la logica nel valutare? ROI non è altro che un tasso di interesse, se vogliamo. Ritorno sull'investimento è un tasso di interesse, no? Una redditività sul capitale investito in un'azienda. Se io scelgo questo ROI come MAR, io sto facendo questo tipo di scelta. A me interessa prendere investimenti che mi facciano almeno guadagnare quanto il tasso medio di redditività di tutto il capitale investito nell'azienda. La logica è, se io faccio un investimento alternativo e guadagno un tasso di interesse maggiore o uguale del ROI, quando vado a fare i conti l'anno prossimo io avrò aumentato la redditività media di tutto il capitale investito in azienda, perché io per fare questo investimento avrò investito altro capitale in azienda, avrò ottenuto una redditività maggiore del ROI, e quindi se faccio questo con tutti gli investimenti che vengono fatti in un certo anno in azienda, avrò aumentato la mia redditività. Ovviamente devo avere un motivo per cercare di aumentare la mia redditività media. Le aziende, ci sono dei momenti storici in cui hanno questo obiettivo, aumentare il ROI, no? Magari hanno bisogno di migliorare le proprie performance in borsa. Gli azionisti vedono il ROI perché devono investire del capitale, gli azionisti sono proprietari dell'azienda, devono comprare azioni, investire del capitale in azienda e quindi vogliono un ROI elevato. Devo emettere nuove azioni, devo quotare parte del capitale in borsa, sono in una fase in cui voglio migliorare il ROI. Oppure sono in un'altra fase, sono molto indebitato con le banche. Allora non mi interessa tanto questo parametro, ma mi interessa un altro parametro che si chiama ROD. Return on debit. Che cos'è il ROD? Rappresenta il costo medio necessario per un soggetto, un'impresa, per approvvigionarsi di capitale verso l'esterno, cioè rappresenta il costo medio al quale l'azienda ottiene del denaro in prestito dai soggetti finanziatori, dalle banche. D'accordo? Allora io sono in una fase di forte indebitamento, ho molti debiti con le banche, voglio ridurre questi debiti. Come faccio a ridurre questi debiti? Beh, per prima cosa
se prendo a prestito del denaro dalle banche per fare dei nuovi investimenti, devo ottenere una redditività almeno superiore al tasso di interesse che ho pagato per prendere il denaro a prestito, perché altrimenti i conti non tornano, no? Se io prendo a prestito del denaro dalle banche e poi complessivamente ottengo una redditività dell'investimento più bassa del tasso di interesse che ho pagato per prendere a prestito del denaro, prima o poi dovrò prendere a prestito altro denaro. Aumenterà ancora il mio indebitamento, aumenterà il tasso di interesse al quale riuscirò ad ottenere il denaro. Più sono indebitato, più le banche mi faranno pagare caro ulteriori debiti. Perché? Perché percepisco una maggiore rischiosità nel prestarmi il denaro. D'accordo? Se invece sono in una fase storica in cui voglio ridurre l'indebitamento, beh, una delle azioni che devo fare è quella di prendere a prestito del denaro solo se riesco ad investirlo in modo tale da recuperare almeno, con una redditività tale da recuperare almeno il costo del debito. Quindi prendo a prestito del denaro 8%, pago gli interessi, accetto i progetti, per questo utilizzo come madre il ROT, accetto dei progetti solo se mi danno una redditività almeno pari all'8%. D'accordo? Viceversa, non ho questo problema, o non ho questo problema in questo momento in maniera significativa, il ROI dell'azienda è il 5%, cioè tutti i soldi investiti in azienda mi rendono il 5%, io voglio aumentare il ROI, anche se prendo a prestito del denaro all'8% non fa nulla, quello che mi interessa è che la redditività del mio investimento, svincolandoci dal problema finanziario, quindi il costo del debito, mi dia almeno il 5%, d'accordo? E ci sono tanti altri discorsi che si possono fare per valutare qual è il costo opportunità del capitale per scegliere il MAR. Beh, tutto questo per dirvi, ovviamente, lo ripeto, negli esercizi non ci interessiamo di questo perché non curiamo questo aspetto. E quindi, tutto sommato, potrebbe interessarvi poco. Però mi interessa farvi questa breve panoramica perché, come dire, spero che magari qualcuno si appassioni e quindi continui a lavorare in questo campo. Qualcuno lo farà, ne sono sicuro, nel settore della consulenza. Gli ingegneri sono molto apprezzati proprio perché hanno tutta una serie di metodologie atte a permettervi di formalizzare processi decisionali anche complessi. E questa è una delle cose, appunto, più delicate, no? Se si ha a che fare con progetti di investimento finanziario, scegliere in maniera adeguata il tasso di interesse tra i diversi metodi che abbiamo a disposizione. Ce ne sono tanti. Tocca al valutatore, quindi al consulente, a quello che sia, scegliere tra i diversi metodi qual è quello più adeguato, no? Evidente che c'è anche, come dire, un po' un problema di moral hazard, cioè se io cambio il parametro otterrò dei risultati diversi. Quindi sono tentato di scegliere il parametro più adatto per farmi venire il risultato che avevo già in mente di farmi venire prima di iniziare la valutazione, no? Questo mi sembra evidente, però chiaramente in questo caso non si fa un lavoro corretto, no? Magari paga nel breve periodo, perché effettivamente il proprio committente ottiene la valutazione che cercava, nel breve periodo è una strategia che paga per il consulente, non nel lungo periodo, perché poi prima o poi i nodi vengono al pettine e sul mercato poi rimane chi fa il proprio lavoro con competenza e capacità. Allora, a questo punto abbiamo fatto tutte le premesse del caso e possiamo illustrare i criteri. Illustro solo il primo e poi ci fermiamo per la pausa. Per prima cosa, esistono due famiglie di criteri: i criteri sul valore totale dell'investimento e i criteri sul valore incrementale dell'investimento. Criteri sul valore totale dell'investimento e i criteri sul valore incrementale dell'investimento. Lasciamo per un momento da parte i criteri sul valore incrementale, capiremo tra breve che cosa sono. I criteri sul valore totale dell'investimento sono banalmente i criteri che esaminano i flussi di cassa delle alternative così come sono, senza fare nessuna operazione preliminare, no? Quindi i criteri sul valore totale dell'investimento prendono le alternative e i relativi flussi di cassa e li pongono a valutazione, così come sono, senza fare nessun tipo di preelaborazione. Vedremo poi perché dovremo fare delle preelaborazioni e utilizzare il criterio sul valore incrementale.
Il primo criterio che mostriamo è quello del valore presente o del VAN. Come, qual è la regola decisionale di questo criterio del valore presente? Calcolo i valori presenti di tutte le alternative poste a valutazione. Dopodiché scelgo l'alternativa che ha il valore presente maggiore. Scelgo l'alternativa. Una premessa: tutto quello che dirò vale se tutti gli investimenti hanno uguale durata. Però mi sfugge di ricordarla, questo è importante. Nel corso degli esercizi vedremo come si opera quando gli investimenti non hanno uguale durata. Quindi, premessa: tutti gli investimenti hanno uguale durata, d'accordo? E altra premessa che do per scontato: per convenzione, in tutto quello che dirò sui criteri, valuto le entrate positive e le uscite negative. Abbiamo detto che questa non è una regola, potrei fare una valutazione diversa, una convenzione diversa, cambierebbero le regole decisionali. Quindi, tutti investimenti di uguale durata, entrate positive, uscite negative, criterio del valore presente. Calcolo il valore presente di tutti gli investimenti, a che tasso di interesse? Al MAR, quindi calcolo il valore presente di tutte le alternative al MAR, e scelgo l'alternativa con il valore presente maggiore, sempre che tale valore presente maggiore sia anche maggiore uguale a zero. Sempre che tale valore presente maggiore sia anche maggiore uguale a zero. Se invece l'alternativa con il valore presente maggiore presenta un valore presente minore di zero, se invece l'alternativa con il valore presente maggiore presenta un valore presente, scusate il gioco di parole, minore di zero, se possibile scelgo l'alternativa non investire. Se possibile scelgo l'alternativa non investire. Altrimenti continuo a scegliere l'alternativa con il valore presente maggiore, seppur negativo. Allora, calcolo il valore presente di tutte le alternative e scelgo l'alternativa con il valore presente maggiore, sempre che tale valore presente maggiore sia anche maggiore o uguale a zero. Se invece l'alternativa che ha il valore presente maggiore ha un valore presente minore di zero, se possibile scelgo l'alternativa non investire. Altrimenti scelgo l'alternativa col valore presente maggiore, seppur negativo. Che cosa sto dicendo? Prendo l'alternativa che mi fa guadagnare di più. Se non c'è nessuna alternativa che mi fa guadagnare, e quindi tutte mi fanno perdere, se c'è l'alternativa non investire, prendo l'alternativa non investire, altrimenti prendo l'alternativa che mi fa perdere di meno. Questo è il criterio, niente di più e niente di meno. D'accordo? Domande? Il criterio del valore futuro e dell'equivalente annuo si enunciano nello stesso modo del valore presente, sostituendo la parola valore presente con valore futuro con equivalente annuo. Il criterio del valore futuro e il criterio dell'equivalente annuo hanno lo stesso enunciato del criterio del valore presente, con l'unica avvertenza ovviamente di sostituire valore presente con valore futuro, oppure valore presente con equivalente annuo. Non deve stupire questo, perché abbiamo detto più volte che il progetto che ha, anzi abbiamo detto più volte, abbiamo dimostrato in una delle scorse lezioni che il progetto che ha il maggior valore presente, se i progetti sono di uguale durata, ha anche il maggior valore futuro e ha anche il maggiore equivalente annuo. Quindi, sia se utilizzo il criterio del valore presente, sia se utilizzo il criterio del valore futuro, sia se utilizzo il criterio dell'equivalente annuo, sceglierò sempre lo stesso progetto. O meglio, la stessa alternativa, anche io confondo sempre progetti e alternative, in realtà dovremmo dire più correttamente alternativa. Perché utilizzo un criterio piuttosto che l'altro? Semplicemente per ragioni di semplificazione dei calcoli, no? In alcuni casi troverò più conveniente calcolare i valori presenti, in altri troverò più conveniente calcolare i valori futuri, in altri troverò più conveniente calcolare gli equivalenti anni. Tanto è vero che questi criteri, tutti e tre, tipicamente ricadono sotto il nome di criterio del VAN.
no, il criterio del valore attuale netto. A rigore il VAM però non è altro che il valore presente, quindi se volessimo essere precisi, no, dovremmo anche enunciare il criterio del valore futuro e l'equivalente a MO. Ci sono domande? Va bene, allora fermiamoci per 10 minuti.